Paesaggi di gusto, gusto in scena 2018, la meravigliosa città di Venezia, ma soprattutto un caro amico, un collega, Marcello Coronino, che 10 anni fa, Marcello caro, tu hai voluto, hai ideato, hai desiderato, insomma ce l'hai messa tutta per realizzare una manifestazione che ha 10 anni, ma 10 anni di successi. È stato faticoso, 10 anni di successi belli, faticosi, ma alla fine piacevoli, no? Pur se faticoso, perché quando una cosa ti piace, anche se è faticoso farla, non ti accorgi molto di questo. Quest'anno è molto interessante il discorso, molto interessante perché abbiamo sempre curato enormemente la qualità delle selezioni dei produttori. Questo è la base di tutto, di Gusto in Scena e di quello che è nato della cucina del senza. La cucina del senza, cucinare senza sale aggiunto, grassi aggiunti o zucchero aggiunto, è una cosa molto interessante, che esige materia prima di grande qualità, perché se non hai la materia prima di grande qualità non è facile togliere l'aggiunta di sale. No, di conseguenza i produttori che ci sono qua sono in linea con la necessità, certo, di alta qualità. Ecco, quindi, tra l'altro, scusami Marcello, ma produttori, ottimi prodotti, sì, veramente, sì, hai trovato delle eccellenze. Quest'anno la selezione qualitativa potrebbe essere la numero uno di tutti i 10 anni addirittura. È veramente eccellente. Nei gastronomici, che sono anche andati oltre i 30, si sono sempre veramente 30, sono 31, no? Anzi forse 31-32, è incredibile. Quasi tutti sono leader nel loro settore della qualità. Se non sono leader, sono tra i primi tre a livello italiano nella loro tipologia. Vado solo per ordine e per squisita trasparenza. Produttori da tutte le regioni, sia per i prodotti che per i vini. Cioè abbiamo abbracciato veramente l'Italia. Poi Marcello Coronini è un caro collega, un giornalista, ma è uno scrittore, un ricercatore, è un uomo che ha dedicato, voglio dire, anni e anni di lavoro al settore. Non siamo, insomma, ieri mi sono inventato qualcosa, no, sei molto bravo. Tra l'altro la giornata di oggi è iniziata con un premio a un altro personaggio importante del mondo del vino. Certo, Cottavella, no, Riccardo Cottavella è un grande personaggio del vino. Io l'ho chiamato perché ci conosciamo da 25 anni e sono perfettamente convinto, no, che Cottavella indubbiamente abbia la possibilità è riuscito a trasformare in realtà un suo desiderio, costruire spesso vini anche con vitigni non mai utilizzati da lui, che significa mettersi in gioco ogni volta, no? A costruire vini che sono fondamentalmente molto eleganti. Mettersi in gioco per un personaggio dei suoi livelli vuol dire anche proprio, insomma, provare sempre, perché potrebbe benissimo evitarlo, parliamoci chiaro. Grazie a Venezia, grazie a Gusto in Scena, grazie all'attenta regia di Pietro Marcellino. Io vi rimando i prossimi appuntamenti con Paesaggi di Gusto, ma sempre con le eccellenze del nostro bel paese, di quella che dico sempre è l'Italia che piace.